Innanzitutto benvenuti, io farò una breve introduzione per raccontare perché abbiamo organizzato questo workshop e come l'abbiamo fatto. L'idea nasce all'interno di un gruppo di studio a cui stiamo partecipando all'interno del Partito Umanista, che ha questo gruppo di studio si è dato un compito abbastanza arduo, perché sarebbe cercare di tirare le somme sulla situazione attuale, cioè sulla crisi attuale, e sulla possibilità di trovare una via d'uscita, non proponendo piccole riforme, ma facendo lo sforzo di immaginare un forte avanzamento in tutti i campi, un avanzamento che non riguardi solo gli aspetti sociali, ma anche quelli personali, che sarebbe proprio un nuovo modo di organizzare la vita e la società. Ovviamente ci siamo resi conto che si tratta di un compito piuttosto ambizioso, che la situazione attuale non ammette compiti e traguardi che non siano più che ambiziosi, che quindi bisogna cercare di essere un po' spericolati. Quindi ci siamo fatti coraggio e abbiamo innanzitutto cominciato a riprendere in mano l'eredità che ci è stata lasciata da Silo, il fondatore del Movimento Umanista che è scomparso l'anno scorso. Silo, che in realtà si chiama Mario Rodriguez Copos, che è un filosofo argentino e che è il fondatore del Movimento Umanista, di cui il nostro partito fa parte. La farò breve perché l'obiettivo adesso non è di fare una presentazione, oggi non vogliamo presentare il Partito Umanista, però rapidamente, giusto per capire come siamo arrivati ad oggi, abbiamo iniziato proprio a riprendere in mano quello che è un testo di base del nostro partito, che si chiama Lettere ai miei amici, che fu scritto nei primi anni 90, dal 91 al 93. È stato interessante perché ci fu anche una situazione di Gorbaciov, che in quel periodo si prestò a scrivere un'introduzione a questo libro. Si può acquistare questo libro oppure si può anche scaricare gratuitamente da questo link, quindi nel caso qualcuno volesse poi leggerlo, è disponibile gratuitamente nel sito del nostro partito. Silo in questo libro parlava dell'arrivo di una crisi individuale e sociale in cui la destrutturazione sarebbe arrivata fino agli individui. Un'altra cosa che si diceva è che gli stati e le democrazie sarebbero stati attaccati da un parastato controllato dal potere economico speculativo e che si sarebbe arrivati a un vero e proprio trionfo della supremazia del denaro. Ma ci si arriva proprio quasi a parlare di una specie di teocrazia del denaro, denaro quasi come divinità. E diceva anche una cosa un po' forte, che ai tempi noi non capivamo tanto. Diceva che si sarebbe arrivati a doversi chiedere se uno vuole sapere se si vuole vivere e in quali condizioni si vuole farlo, non si vuole farlo. E questa è una domanda che purtroppo sta diventando attuale, perché ci si ritrova a vivere in un mondo molto diverso, in una situazione molto diversa da quella che uno si aspettava all'inizio della propria vita. E questo crea degli interrogativi individuali non secondari. Diciamo, a parte queste denunce, la proposta generale di Silo era quella di fondare una civiltà basata realmente sulla centralità dell'essere umano come valore in sé e sul rifiuto profondo della violenza in tutte le sue forme. Violenza intesa come l'essere umano che impone la sua intenzione su un altro essere umano. Quindi parliamo di ogni forma di violenza, tra cui in questo momento predomina quella economica. Dentro le tre invece c'è il testo, si chiama la sesta lettera, che si chiama il documento del Movimento Umanista, che potete trovare anche nell'opuscolo che si trova al tavolo, e che fu ripreso nel 2000 da un nostro amico argentino, Guillermo Sullins, che è un economista, che ha scritto un libro che si chiama Economia Mista, Massaggiata del Capitalismo, che sarebbe Economia Mista oltre al Capitalismo, un testo che finalmente 12 anni stiamo finendo il tradurre in italiano e arriverà presto. L'aspetto fondamentale proposto da questo libro, anche se è un testo che parla di economia, in realtà il punto centrale è quello di passare dalla democrazia formale, da una democrazia formale come quella di oggi, a una democrazia reale per mezzo di uno Stato coordinatore molto partecipato e molto decentrato, basato su forme di democrazia diretta. Questo Stato coordinatore viene visto come un nuovo ingrediente su cui si possa fondare una società basata su un'economia mista, ovvero sia un'economia che prenda un modello sociale che prende il meglio del modello capitalista e anche di quello socialista, la cui dialettica ha occupato la scena negli ultimi due secoli.
L'idea è che questo nuovo ingrediente, ovvero sia la partecipazione diretta dei cittadini nella gestione della cosa pubblica attraverso una metodologia piuttosto complessa di decentramento e di coordinamento, possa essere veramente un nuovo ingrediente che possa veramente permettere di superare la dialettica degli ultimi secoli per uscire, si dice, dall'economicismo. Ovviamente non si tratta di una piccola riforma, è un'immagine complessa che richiede cambiamenti molto profondi, che potremmo quasi chiamare cambiamenti di livello di civiltà, e che stiamo parlando dei fondamenti stessi del modello organizzativo che si dà alla nostra società. Quindi questo workshop nasce proprio dall'esigenza di approfondire la situazione attuale per poter provare a costruire un futuro diverso. Quello che ci siamo, perché abbiamo organizzato un workshop invece in continuazione da di noi? Perché secondo noi per fare queste cose c'è bisogno dell'intelligenza, dell'esperienza e dell'azione di quante più persone possibili. E per questo vi invito anche a, in seguito al workshop, a iscrivervi al sito e a continuare a collaborare, perché oggi non avremo molto tempo per interscambiare, però l'idea sarebbe quella che chiunque voglia partecipare a questa cosa lo possa fare. Passiamo rapidamente alla mattinata, cosa vedremo nella mattinata. Nella mattinata cerchiamo di chiederci come poter uscire da questo paradigma dell'economicismo, cioè del dominio dell'economia su tutto. Bisognerà iniziare a chiedersi come si è arrivati alla situazione attuale, cosa sta succedendo oggi e quale evoluzione possiamo prevedere. E per farlo abbiamo invitato, siamo proprio concessi il lusso di invitare delle persone che teniamo veramente autorevoli, proprio quasi un gruppo di studio come il nostro si è concesso il lusso di invitare dei relatori che possano aiutarci a studiare insieme, a capire cosa sta succedendo, e abbiamo deciso di condividerlo con un pubblico, proprio perché questo è il momento in cui la cosa deve essere più condivisa possibile. Inizieremo con un nostro amico, Fulvio De Vita, del Centro dello Studio Umanistico di Roma, Salvatore Puletta, che si occupa dello studio dell'evoluzione dei processi umani e ci parlerà proprio di come vede l'evoluzione della crisi globale, intesa proprio quasi come crisi di civiltà. Poi passeremo la parola a due economisti, Gennaro Zenza e Nino Melloni, che arriverà dopo, che ci parleranno proprio della situazione economica, cercando anche di spiegarci come si è configurata, cosa sta succedendo, sia in ambito globale europeo e poi zoomando un pochino sull'Italia. E quindi inizierei lasciando la parola al relatore.